Franco Vona quest'oggi è stato, diciamo, un pochino l'artefice del gruppo di ragazzi che hanno provato questo percorso della socialissima tricolore. Che impressioni hai avuto alla fine di questa passeggiata e soprattutto che gara secondo te sarà il 29 giugno? Ma sicuramente sarà una gara impegnativa, ci saranno tutti gli under 23 della nazione che si giocheranno questo campionato italiano. Il percorso è un percorso già collaudato da anni, la Socialissima è una delle gare più importanti nel calendario internazionale italiano, dove già il novero dei partecipanti è sempre di primo rango. Quest'anno, oltre a questo, ci sarà un chilometraggio, chiaramente, essendo campionato italiano, 183 km che farà sicuramente la differenza. Il caldo, se la giornata è bella, farà anche esso una buona differenza, e poi comunque saranno i ciclisti stessi a darsi battaglia. Diciamo anche che quest'anno la salita della Portella si farà due volte e questo inciderà molto sull'andamento della gara. Sicuramente ci sarà una selezione maggiore e all'arrivo non si presenterà sicuramente un gruppo affollato, ma piccoli gruppetti, e forse ci può essere anche lo spazio per un arrivo solitario. Staremo a vedere. In bocca al lupo a tutti gli atleti e soprattutto a quelli che anche oggi hanno fatto il giro insieme con noi. Sicuramente il campionato italiano è il giusto premio ad una società come la Ciclisti Sorani, che ha lavorato per anni per la Socialissima ed ora ha avuto sicuramente quello scatto di qualità superiore dovuto anche all'assegnazione di questo tricolore. Ma era, penso, stavamo facendo i conti prima, è oltre 25 anni che non si faceva un campionato italiano under 23 o elite, come lo vogliamo chiamare, nel Lazio. La Socialissima è stata una gara che negli anni è sempre cresciuta, ha sempre mantenuto una fascia alta di organizzazione, si sono sempre impegnati anche nei momenti di difficoltà. Questo è un giusto premio che è stato dato agli organizzatori, che hanno avuto sempre la costanza di organizzare una gara a livello internazionale. È importante anche per il movimento ciclistico sociale, che deve crescere ancora, soprattutto una gara come questa può dare la spinta a quelle società che si avvicinano a fare ciclismo. Sì, soprattutto è un monitor per quelle società che hanno i ragazzi e li portano alla competizione, alle società che organizzano gare e hanno difficoltà nel farlo, e la Socialissima è un esempio. Con l'impegno, la costanza e il sacrificio anche nei momenti più difficili si può arrivare poi un giorno ad avere anche l'assegnazione di un campionato italiano nella gara, cosa che è successo qua alla Socialissima. Chiudiamo con una considerazione: tu che conosci bene il mondo del professionismo, è arrivata finalmente la prima vittoria ieri di un atleta ciociaro, stiamo parlando di Stefano Pirazzi, Fiuggino Doc, e soprattutto è arrivata nel momento giusto per un atleta che aveva cercato con insistenza in questi 5 anni di vincere una tappa al Giro d'Italia. Tu che di tappe ne hai vinte alcune, sia al Giro che al Tour. Ma è una bella cosa, dopo tanti anni non sono rimasto l'unico ciociaro ad aver vinto una tappa al Giro d'Italia. E penso che Stefano se la sia meritata questa tappa. L'anno scorso era in grande condizione e ha fatto esperienza attaccando, essendo generoso e sbagliando anche i tempi molte volte, e quest'anno, che sembrava che invece era più in ombra, è riuscito ad azzeccare la tappa. È una soddisfazione e anche questo è uno stimolo per poter aumentare il movimento ciclistico nella provincia nostra, che con l'impegno, la costanza, la grinta, il non mollare mai, si arriva anche a grandi risultati, come ha fatto ieri Pirazzi al Giro d'Italia. Su una curva della Cima Coppi, per fare proprio un'ultimissima considerazione, si è letto veramente bene il nome di Vona. Quanto fa piacere ad un atleta che ha lasciato il ciclismo da tanto tempo, però che ancora i tifosi del ciclismo, i tifosi veri di questo sport, ricordano. Ma il ciclismo è uno sport un po' strano sotto certi aspetti, e alcune volte non conta il successo di tappa per poter essere
diciamo così tra virgolette famosi. Quello che conta è delle volte come si interpretano le gare, e dei passaggi storici come può essere il passaggio allo Stelvio, che è considerata la cima Coppi per eccellenza, e questo fa piacere. Io per mia fortuna ho avuto più di qualche successo di questo tipo, e chiaramente lo sportivo appassionato di ciclismo ricorda volentieri queste cose, e a me chiaramente fa piacere, perché sapere di aver lasciato anche un piccolo segno nel mondo del ciclismo è stata una grande soddisfazione.